Ma non le sembra di esagerare un po' troppo? No, perché questo amico io l'ho conosciuto quando avevamo 20 anni. Quando aveva ancora i capelli, dica la verità, Conti aveva riccioli. Ecco, Conti con i capelli è questo, risale l'immagine a, veramente quando andava al mare da bambino. Aveva 6 anni a 7 e l'aveva già persi tutti. Conti di allora, dica la verità. Conti allora ci portava a prendere le macchine e andare con i fanti a squadra di calcio in Versilia, perché allora con vernice fresca, passando da succo d'arancia, che invece era lo spettacolo di Rifredi, andavamo a fargli il tifo alla capannina a Viareggio. Ma devo dire che è lo stesso Carlo Conti di allora. Sì, però non esageri Gianni, sennò si capisce che siete amici, eh? E allora non esageri. Comunque grazie. Allora, grazie. Però la foto, ecco, di copertina non è scattata in Versilia, è scattata a Castiglioncello. Sì, quella foto lì è a Castiglioncello, sì sì. Dove c'è un pezzo del c'è un pezzo del cuore, perché mi ci portava la mamma, faceva la tata ad altri due bambini, allora in cambio portava anche me insieme a questi bambini. E lì nacque la prima abbronzatura. Sì, una volta addirittura la mia mamma chiesero se mi aveva adottato, perché ero già un calimero. Per cui insomma è un po', è un pezzettino di insomma tutta la Toscana, perché poi la Versilia c'è un pezzo di cuore, perché abbiamo creato vernice fresca e aria fresca. Poi c'è la provincia di Pisa, dove per anni a Casciana Terme ho condotto la Miss Toscana. C'è Grosseto, dove abbiamo fatto le prime serate con pochi spettatori però buoni. C'è la provincia di Siena, dove a Monteroni ho lavorato per tanti anni in discoteca. C'è Prato, dove insomma ti sei dimenticato lì. il progetto. No, ma facevo le province, volevo far vedere se le sapevo tutte. Ma Massa Carrara, perché Massa Carrara insomma anche lì è sempre Versilia, eccetera. No, aspetta, chi mi manca? Le ho citate tutte. Sì, Arezzo. Arezzo, Pistoia, beh, ho avuto per tanti anni la gente di Pistoia, Livorno, la mia mamma livornese, quindi insomma, Grosseto, l'ho detto tutte 10? Sì. Sono 10, diciamo, no? Diciamo, oggi sì. Vedi? Fatto il tweet anche che sono 10, come so ragazzi. Ho fatto la domanda all'eredità. Allora, c'è tanta Toscana, tanta Firenze nel tuo passato, ma c'è anche tanta Firenze nel tuo presente, perché mentre venivamo qua fischiettavi l'inno della Fiorentina. Questo prelude alla tua presenza. Sì, no, oggi c'è stato un piccolo. Cioè, no, non ci vado, perché mi piace guardarla da solo alla televisione, soprattutto perché faccio grande invidia ai miei amici che vanno allo stadio e mi telefonano costantemente: ma era rigore? Ma c'era fallo? E io non gli rispondo, perché invece sono a casa tranquillo che mi guardo il replay, eccetera. No, a parte questo. C'è stato un equivoco, perché eravamo accanto alle bandiere e Gianni ha detto: suoniamo l'inno, e io ho capito male l'inno, lui parlava di quello d'Italia e invece io ho fischiettato quello della Fiorentina. C'è stato un piccolo, ma guardato anche male, la prima volta mi guarda male da 70 anni, da quando ci conosciamo, perché allora, lui non lo dice, ma ci conosciamo da 70 anni. Allora possiamo dire tutti insieme buon compleanno Carlo e auguri, auguri, auguri. Presidente della Sala del Gonfalone. Per e sono curioso di vedere qual è questa sorpresa. Sarà una sorpresa anche per tutti noi. Beh, auguri. Un botticello.